Amici, bentornati. Siamo qui oggi per parlare di quelli che sono i 5 generi fotografici che hanno reso di più nel corso del 2020, anno che per fortuna stiamo per lasciarci alle spalle, anche se io vi parlo di quello che è stata la mia esperienza durante quest'anno, credo che sia applicabile anche all'anno che sta per venire, perché non credo che nel 2021 avremo sconvolgimenti. Io non sono un Novax, però quando mi dicono che un vaccino ha l'efficacia del 94%, ma non me lo fanno neanche vedere, non mi fido troppo. Voglio proprio vedere quando arriva, e se funziona, e se fa venire le branchie. Insomma, vedremo. In ogni caso, i generi fotografici che hanno reso quest'anno, secondo me, renderanno anche l'anno prossimo. Per cui voglio cominciare però con una menzione speciale per i generi fotografici che sono completamente scomparsi o in agonia. Vediamo al primissimo posto la fotografia di eventi e di concerti, fotografia che per me rappresenta un po' le radici, perché ho cominciato da lì. Quindi la fotografia di concerti è morta, defunta, era già marcescente prima, nel senso che è un genere fotografico che non viene retribuito, è su base volontaria. Ci sono degli ottimi professionisti che ci lavorano, però è un genere fotografico che francamente va bene per cominciare, non va bene per continuare, perché se non vieni pagato per quello che fai, come fai a formarti, comprarti gli upgrade, progredire e migliorare nella tua vita? Non puoi, sei sempre lì a fare lavori su base volontaria, quindi è un genere fotografico che non considero nemmeno più tale, quasi, in ambito professionale. Tuttavia adesso è completamente morto perché i concerti non ci sono più. Idem dicasi per la fotografia di eventi. Io cominciai tanti anni fa facendo fotografie di eventi per grosse aziende come per esempio Twitter. Era una cosa che mi piaceva moltissimo perché era un lavoro pesante e faticoso, perché poi le foto dovevano essere processate e consegnate entro le 6 della mattina successiva all'evento, quindi era pesantissimo, però era pagato molto bene. In generale mi piaceva perché c'era la possibilità di visitare delle location che altrimenti erano inaccessibili, o comunque di assistere a degli eventi a cui c'era una lista di invitati molto, molto ristretta e molto esclusiva, ecco. Non se la passano bene neanche i matrimoni. Gran parte dei matrimoni è stata annullata, gran parte dei matrimoni non si sa ancora quando potrà essere celebrata, quindi se vivevate di fotografia di matrimoni immagino che ve la stiate passando molto molto peggio di me. Bene, ma andiamo a vedere quali sono i generi fotografici che hanno reso di più nel corso del 2020. Partiamo dal fondo della classifica. In quinta posizione troviamo la fotografia di interni. Questo per almeno due ottime ragioni. La prima è che la fotografia di interni non richiede un capannello di persone all'interno della stanza. È sufficiente che ci sia il fotografo e una persona di riferimento che semplicemente ci faccia entrare, ci dica quali stanze dobbiamo fotografare. In secondo luogo, nonostante siamo chiusi in casa, ma anzi a maggior ragione, la compravendita e l'affitto di immobili non si è fermata. Quindi c'è sempre bisogno di fotografia di interni, che sia per gli affitti, che sia per un albergo, che sia per un privato. Questo è un genere fotografico che non è morto, lo collochiamo in quinta posizione perché non è nemmeno nel suo anno più fulgido. Al quarto posto collochiamo la fotografia di stock. Per chi non lo sapesse, la fotografia di stock e microstock è un genere un po' a sé stante. Si tratta fondamentalmente di realizzare fotografie di qualunque cosa e metterle a disposizione dell'intero mondo su dei portali su cui possono essere acquistate e in base alla licenza utilizzate per gli scopi più disparati. Una foto che potreste voler fare, per esempio, è la foto del nuovo iPhone. Chi dovesse aver acquistato un nuovo iPhone potrebbe fotografare il suo nuovo device e mettere in vendita la foto su queste piattaforme. Foto della tecnologia, soprattutto se appena uscita, di solito vendono molto bene, quindi se avete acquistato un nuovo device valutate se farvi un profilo su qualche piattaforma di microstock e caricare le vostre fotografie. Io l'ho sempre fatto. Una volta i risultati erano buoni, adesso si compra di meno, si cercano soluzioni su piattaforme gratuite come Pixabay o altre. Non solo, ma le piattaforme di microstock continuano ogni anno imperterrite a tagliare i compensi ai propri fotografi, ai propri operatori. L'ultima in ordine di tempo è Shutterstock, che proprio nel 2020, proprio nel mezzo di questa crisi, ha avuto la bella idea sostanzialmente di fare una manovra per tagliare lo stipendio ai suoi fotografi di circa il 50%. Io sono uno di quelli. Non ho ricevuto un duro colpo perché io non faccio quello di mestiere, io faccio un'altra cosa e con quello pago le bollette, mi faccio un viaggetto, pago le spese aggiuntive, mi compro della strumentazione. Quindi quest'anno non ho fatto viaggi, quindi quello che ho perso da Shutterstock l'ho risparmiato non facendo viaggi. Diciamo che non ho perso granché, c'è gente tanta che viveva di quello magari e che quindi ha avuto una batosta un po' più dura della mia. Quindi la fotografia di microstock non è quello che vi darà da mangiare, però se comprate un nuovo device, se avete una casa interessante, un bel gatto, se siete delle belle persone voi, qualunque cosa,
potete valutare di vendere le vostre fotografie su queste piattaforme e chi lo sa, magari vi pagate un bel gelato. In terza posizione abbiamo la fotografia still life. Nonostante la crisi e soprattutto a causa della crisi, gli e-commerce sono decollati. Quello che una volta compravamo in negozio adesso lo acquistiamo su internet, lo prendiamo su Amazon, ma anche sui siti dei produttori. Per questo motivo io ho fatto moltissime foto still life durante il 2020. Ho avuto clienti che mi mandavano a casa i pacchi con dentro i loro prodotti e io dovevo fotografare i loro prodotti su sfondo bianco perché dovevano essere messi sull'e-commerce. Magari un prodotto nuovo di cui non avevano le foto, magari un prodotto vecchio di cui la foto era brutta e quindi nessuno comprava e quindi le abbiamo rifatte. La fotografia still life è un genere che ha reso abbastanza nel 2020 e secondo me renderà ancora di più nel 2021, perché tutte le realtà che si sono comunque attrezzate per l'e-commerce, per vendere online, perché non potevano garantire la presenza dei clienti nel punto vendita, continueranno a farlo nel 2021. Ormai hanno dovuto farsi lo sbattimento di mettere sul sito l'e-commerce, di chiedere alla propria agenzia web di caricargli i prodotti. Hanno creato tutto l'apparato, l'ecosistema, magari hanno collegato il catalogo a Instagram. Sarebbe semplicemente sciocco nel 2021 dire vabbè la crisi è finita, ammesso che sia finita, sarebbe semplicemente sciocco dire la crisi è finita, togliamo l'e-commerce. L'e-commerce rimarrà. Per cui per questo motivo, secondo me, è un genere fotografico che riserverà delle soddisfazioni anche l'anno prossimo. Genere fotografico comunque non facilissimo, non da sottovalutare. Per fare correttamente still life bisogna innanzitutto avere chiarissimo il risultato finale che si vuole ottenere. Servono comunque dei materiali aggiuntivi, non si può fare col cellulare e non si può fare solo con la fotocamera, servono dei materiali in più. In particolare servono almeno dei backdrop, almeno dei fondali di carta, cartolaio, roba non costosa, però ci vogliono, perché sennò un consiglio interessante che posso dare a chi non avesse nemmeno voglia di scendere in cartoleria: la vasca da bagno. Prodotto messo nella vasca da bagno, la vasca da bagno ha queste superfici concave per cui sparando una luce, questa luce rimbalza su tutte queste pareti, si riflette e illumina meravigliosamente il vostro soggetto. Certo, sarete scomodissimi dentro nella vasca da bagno e vi verranno le foto non precisissime perché insomma non potete stare dritti lì dentro, però se non avete un cartolaio vicino, non avete voglia di avere la casa invasa da fogli e cartoncini vari, la vasca da bagno è un'ottima soluzione provvisoria. Al secondo posto vediamo sorprendentemente in crescita la fotografia legata al mondo della salute. Per cui abbiamo avuto il boom di fotografie per studi dentistici, personal trainer e palestre. Le palestre in questo caso che stanno pensando a una riapertura, quindi stanno realizzando le foto per un'eventuale riapertura, ovviamente non certo per questo periodo, perché in questo periodo in palestra non si può andare. Personal trainer che si sono organizzati per fare il loro lavoro a distanza, quindi il workout in diretta tramite Skype oppure la scheda consegnata per posta, si sono comunque attrezzati per avere la possibilità di lavorare via remoto e quindi hanno avuto bisogno di conseguenza di fotografie degli interni, delle loro palestre private, se hanno la palestra privata a casa, oppure foto personali se vogliono proporsi con un sito web o se vogliono proporsi con dei contenuti sui social. Abbiamo avuto molte richieste anche da studi dentistici, perché questa è un'attività essenziale per cui gli studi dentistici non hanno mai chiuso, per cui tutte foto mirate a restyling di siti web, illustrazione dei servizi, perché è ancora un mondo un po' nebuloso, cioè ci sono molte cose come per esempio l'Invisalign, voi sapete cos'è? Io non lo sapevo, me lo sono dovuto far spiegare. Gli studi dentistici hanno richiesto delle foto specifiche per illustrare i loro servizi, che sono appunto non semplicissimi da capire, ma è comunque un servizio essenziale, per cui è un servizio che è stato ancora richiesto nel 2020 e probabilmente sarà richiesto anche nel 2021, perché molti dentisti, tra cui il mio, qui non faccio il nome, non hanno nemmeno un sito web. E in questo momento è essenziale avere un sito web per potersi proporre, perché la gente non cerca più sulle pagine gialle, il passaparola funziona di meno perché non ci si vede, e quindi è essenziale avere una presenza online, ben fatta anche, perché la concorrenza la sta facendo bene, per cui se noi non la facciamo bene andranno tutti dalla concorrenza. Bene, siamo arrivati in prima posizione. E voglio spendere una parola riguardo a questo genere fotografico abbastanza, non dico bistrattato, ma sconosciuto, perché in pochi lo possono fare, quindi mi reputo assolutamente un privilegiato. Signori, in primissima posizione abbiamo la fotografia industriale. Soprattutto l'industria meccanica e la meccanica di precisione non si sono fermate, e noi in Italia, soprattutto
Adesso io dico soprattutto al nord perché sto avendo a che fare con molte realtà di qui, ma sono convinto che ce ne siano anche al sud. Abbiamo delle eccellenze in ambito di meccanica di precisione che però hanno magari dei siti web vecchi, fatti molti anni fa, perché magari aziende grosse che hanno investito all'epoca quando era giusto investire, ma poi non hanno mai più fatto un restyling. Per cui si sono ritrovate adesso a voler dare una nuova veste grafica e fotografica ai loro siti web, alle loro comunicazioni social e via di seguito. Per questo motivo ce n'erano anche alcuni che non avevano ancora mai fatto niente, per la verità, quindi c'è anche chi ha cominciato da zero. Per questo motivo ci siamo ritrovati nel 2020 a fare moltissima fotografia industriale, una cosa che io adoro, perché a me piace moltissimo entrare in queste realtà dove non entra mai nessuno, perché non è che fanno le visite guidate, quindi sono uno dei pochi che hanno visto cosa succede all'interno di questi stabilimenti. È incredibilmente affascinante vedere come queste eccellenze italiane realizzano questi prodotti che sono, a mio dire, semplicemente bellissimi, al di là poi dell'utilizzo, che non sempre capisco, che mi faccio spiegare con grande curiosità e ascolto affascinato, ma poi non sempre sono in grado di ripetere, perché si tratta di cose da ingegnere, troppo complicate per me, che sono solo un umile fotografo. Tuttavia stiamo facendo un lavoro, secondo me, eccezionale nel rivitalizzare quella che è la veste grafica e fotografica di queste realtà, realizzando fotografie sia degli interni, quindi degli stabilimenti e delle catene di produzione, sia dei prodotti finiti, di cui andiamo il più delle volte a realizzare anche dei mini video che vengono fatti magari per la prima volta, quindi aziende che non hanno una comunicazione attiva, che non hanno materiale, e quindi questi sono i primi video con cui queste aziende potenzialmente si presenteranno online. Video che non sono ovviamente mirati al grande pubblico, perché non si sta parlando di prodotti consumer, si sta parlando di aziende che fanno prodotti per altre aziende. In particolare che fanno prodotti per grosse aziende, stiamo parlando di pezzi estremamente costosi, quindi con tutte le cautele che questo può comportare, perché gestire questi pezzi può essere difficile. In più di un'occasione ci siamo trovati a dover sollevare dei pezzi che pesavano una tonnellata, quindi a dover usare dei, ovviamente non io, però chi mi assisteva ha dovuto usare dei macchinari, dei carroponti per sollevare queste attrezzature e posizionarle sui backdrop che noi avevamo portato per essere poi illuminate con delle luci, e tutto questo per arrivare a un risultato pulito e perfetto, per rendere l'idea di quanto belli lo dico io, in realtà non è la bellezza su cui puntano, ma quanto funzionali possano essere questi prodotti, e innovativi anche. Quindi fotografia industriale sicuramente al primo posto.